In questo video che stiamo per vedere, li vediamo all'Acquario di Genova. Hanno passato tutta una giornata intera, accompagnati dalla loro maestra di canto e dalla loro madrina, una madrina molto carina che poi avremo qui sul nostro palco, Roberta Del Rosso. Quindi andiamo a vedere che cosa hanno combinato. Ed eccoci qui in visita all'Acquario di Genova, uno dei più famosi al mondo. Venite un po' con me. Eccomi qui, ciao! Ciao bimbe, ciao! Ma guardate cosa c'è, queste belle, queste razze! Guarda, guarda questa qui! Tanto bella, Ecco uno dei momenti più belli e delicati dell'acquario, quando le nostre piccole ospiti ci provano di accarezzare le razze. Ed ora un altro momento molto speciale e spettacolare che l'acquario ci ha eccezionalmente consentito di riprendere: il pranzo delle foche. Ciao Christian. Ciao Selki. Ciao Stecchi. Ciao Lars. Ciao. E? Ciao Tecchi. Ciao. Le bambine del coro di Pristina insieme a Roberta Del Rosso, dalla loro maestra di canto e dal presidente dell'APSI. Buonasera. Buonasera. Mamma mia, quanti siamo! Qui, qua, tutte qua. Le piccole. Aspetta, ci avviciniamo un pochino perché siamo un po' troppo distanti. Invece la sorpresa te la voglio fare io adesso. Perché... Però la sorpresa direi di farla dopo. Perché? Perché io vorrei prima intervistare loro, vorrei chiedere... Che cattiva. Ma a me le sorprese mi piacciono alla fine. No, prima di tutto vorrei ringraziare Mango Roberta e chiedergli com'è stato essere con loro tutta una giornata. Guarda Vanessa, non voglio essere banale, però è stata una giornata particolarmente romantica, perché devo dire che queste bambine sono dolcissime, si sono affezionate subito e infatti anche questa sera me le sono godute dietro il palco e ora sono felicissima di essere qui con loro e di rappresentarle in qualche modo. Certo. Io sono stata un po' la loro fatina per un paio di giorni. Mi fa piacere. Insieme a Mango vorrei anche congratularmi con il presidente dell'APSI, l'Associazione Volontariato Servizio Internazionale. Consegnare a questi bambini, soprattutto al presidente, da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Ciampi, questa medaglia. Ecco. Grazie. Questa medaglia molto importante perché è stata donata alla trasmissione con tutto il cuore e noi abbiamo ritenuto che questa medaglia è giusta che la abbiano le bambine e il presidente. Sì, io penso che mi impegno a portarla in Kosovo e a fare un momento pubblico in modo che sia riconosciuto questo gesto. Grazie di cuore. Grazie a tutti voi. Buona serata. E siccome parla di bambini, allora volevo farla
proprio questa sera. Grazie. Mango! Senza di me.